Quindi non sono appartenenti a una popolazione naturale, tant'è vero che i laboratori artificiali che producono seme di vongole, uno ce n'è a tanto, è in forte crisi, perché gli hanno annullato tutti gli ordini, non avendo certezza di portare a taglia commerciale le vongole che semineranno. Quindi vedete insomma quali modifiche, quali impatti abbiamo rispetto alle specie non indigene, le specie aliene. Lo sa bene la nostra collega Esther Cecer, che si è occupata al CNR, si è occupata da tanti anni della presenza di alghe aliene, diciamo, nel porto di Taro, dovuto appunto agli scarichi e alla presenza delle navi. Descrittore 3, la popolazione di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro i limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età, dimensione indicativa della buona salute dello stock. Che significa? Significa che le popolazioni di organismi, di pesci, dice, perché i pesci sono oggetto di pesca commerciale, un indicatore dello stato di salute di uno stock ittico è proprio la taglia, perché man mano che si pesca, diciamo, purtroppo la pesca meno selettiva è la pesca a strascico, consentita oltre le 3 miglia dalla costa e oltre i 50 metri di profondità. Man mano che io pesco pesci sempre più piccoli, vuol dire che sto incidendo sulla piramide di popolazione, sto alterando la popolazione di quello stock ittico. Tenete conto che nel momento in cui io pesco un individuo di taglia piuttosto elevata, quell'individuo si è già riprodotto tante volte, ma nel momento in cui io, in assenza degli individui adulti, comincio a pescare i piccoli, sto impedendo non solo a quell'individuo di sopravvivere, ma sto impedendo che l'individuo si possa riprodurre in futuro, quindi sto eliminando tutte quelle coorti, così si chiamano in termini di studio della popolazione, che non ci saranno perché quell'individuo l'ho eliminato. E quindi questo mi dà l'indicazione di un problema che si chiama overfishing, sovrapesca. Mi piacerebbe aprire una parentesi sui ricci, non lo faccio perché ci vorrebbe un altro convegno. Io personalmente reputo, sul piano politico non abbiamo avuto la fortuna di parlare, reputo improprio il provvedimento che hanno preso. Potevano presentare un piano di gestione sulla pesca dei ricci della Comunità Europea, articolarlo in maniera spazio-temporale più adeguata e prevedere già dall'inizio delle compensazioni per i pescatori. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Andiamo avanti perché, diciamo, vedete, ci sono ancora altri descrittori, ovviamente c'è un tema in relazione sempre alla valutazione dell'ambiente marino che la Marine Strategy ci pone, ovviamente sulla quantità di rifiuti presenti e anche viene tenuta conto l'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine che devono essere a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino. Qui si introduce il tema delle ricerche sui idrocarburi e con le tecniche di air gun e quant'altro che possono danneggiare. Quindi, che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che la Comunità Europea finalmente ha preso in mano il tema della salvaguardia dell'ecosistema, dando delle regole per investigarlo e per monitorarlo. Ora, in relazione alla viticoltura e alla sua sostenibilità, fino a oggi, noi che cosa abbiamo attuato? Abbiamo delle normative che ci derivano dalla Comunità Europea sempre e che sono le famosissime direttive CE 852 e 853, pacchetto igiene, e anche come recepite in Italia dal linee guida nell'ambito della conferenza dei servizi. Però queste sono normative verticali, cioè che ci dicono a che condizioni, dove, come, quando possiamo fare la viticoltura, a che condizioni vengono commercializzate le cozze, come vengono depurate, la classificazione delle acque. Ma questo pacchetto igiene, questo insieme di normative, non ha mai tenuto presente l'ecosistema in cui la viticoltura si va ad inserire.
Quindi oggi è necessario tener conto della marine strategy, della caratterizzazione degli ambienti marini e delle attività che noi andiamo ad allocare. Oggi la mitilicoltura deve tenere conto del fatto che si esplica in mar piccolo e in mar grande e che sono degli ecosistemi particolari che vanno tutelati. E attenzione, il legame è biunivoco, perché la mitilicoltura deve tener conto dell'ecosistema in cui si svolge, ma in maniera reciproca l'ecosistema deve permettere alla mitilicoltura di potersi esplicare. Facciamo un esempio, parliamo delle crisi termiche che provocano sia nel secondo seno, in quel caso l'ecosistema non sostiene più l'allevamento di organismi come i mitili e quindi diciamo andiamo incontro a crisi di carattere distrofico. Io reputo il primo esperimento di questo tipo, anche se non è stato diciamo diretto in questa direzione, l'ordinanza del Comune di Taranto che dice viene vietata l'immersione di prodotto mitili o comunque molluschi provenienti da altre zone di produzione, alla luce del fatto che il Mar Piccolo è un ecosistema da tutelare. Questo è un primo provvedimento, diciamo, io modestamente non ne conosco altri, può darsi che esista da qualche altra parte, è un primo provvedimento che si preoccupa di dover inserire in Mar Piccolo, sostenere un'attività autoctona, escludendo dei rischi di tipo biologico per l'ecosistema in cui l'attività si svolge. Non vi sfuggirà l'importanza di questa ordinanza, che ovviamente ha un riflesso immediato sul piano commerciale a favore degli operatori locali, perché uno dei temi, non è stato detto, ma è presente nell'immaginario collettivo, è il fatto che Taranto, in maniera schizofrenica, è una delle zone di produzione maggiori di mitili, ma è anche una delle piattaforme più incisive su cui vengono commercializzate cozze provenienti da altri paesi. E quindi è ovvio che questa attività di immersione in Mar Piccolo, di cozze provenienti normalmente dalla Grecia, diciamocelo, non può essere più effettuata. Questa cosa può essere effettuata in Mar Grande. Intendiamoci, queste operazioni sono legittime, ma sono legittime a certe condizioni, nel senso che l'immersione di prodotto proveniente dall'estero deve essere prodotto accompagnato da documentazione tecnica che dice da quali acque proviene, in che condizioni arriva. Non lo so quanti di voi si sono mai trovati a dover, nel momento in cui si apre la porta del TIR da 18 tonnellate, che è pieno di cozze, vi garantisco che non è un bel sentire. Cioè, oltre al fatto che molto spesso ci sono fanghi, quindi molto spesso queste operazioni sono operazioni, tra virgolette, a rischio biologico. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, secondo me, dovremmo fare una riflessione maggiore su come dover trattare questa operazione. Bene, questo è un tema che riguarda quella seconda parola, la pianificazione. La pianificazione, questo è un tentativo di pianificazione della mitilicoltura in Mar Piccolo, operato dall'ufficio del commissario per le bonifiche dell'epoca, Vera Corbelli, che ha introdotto la cosiddetta maglia produttiva, quindi dei rettangoli di 20.000 metri quadri dove le concessioni demaniali marittime e gli impianti relativi dovrebbero confluire. Ovviamente questa, diciamo, è la lottizzazione, tra virgolette, del primo seno e del secondo seno. Sull'altra c'è quella di Mar Grande, vedete, a nord e a sud della Tarantola. Ovviamente non è un procedimento facile da fare, perché si tratta di spostare gli impianti con concessioni già esistenti, in una situazione in cui non ho difficoltà a dirlo, nonostante in questo io faccia parte integrante dell'ufficio Demanio, stiamo ripartendo molto lentamente con la possibilità di ridare concessioni. Su questo devo dire una cosa, anche per, diciamo, cercare di mettere un punto fermo sulla questione concessioni, che è legittima.
Noi siamo stati vittima, noi diciamo appartenenti al settore dell'acquacoltura, quindi l'agricoltura in particolare, siamo stati vittima di una serie di equivoci che ci derivano dall'applicazione della direttiva Bolkestein, che è quella che diciamo mette nelle pesti i balneari, per intenderci. La direttiva Bolkestein prevede una procedura che è l'adozione di un bando di gara per assegnare le concessioni demaniali con bando pubblico, quindi in cui non ci sono limiti alla partecipazione, ma non si è mai capito quali fossero le concessioni oggetto di queste procedure. Finalmente, col decreto legge concorrenza dell'agosto del 2022, le posizioni sono dell'acquacoltura e della cantieristica navale sono state stralciate dalla direttiva Bolkestein, tenete conto che questo ha tenuto in sospeso l'ufficio del demanio marittimo, che non sapeva che tipo di procedura attuare rispetto alle concessioni demaniali marittime, che dovevano scadere diciamo formalmente entro il 2023, ma c'erano atti, titoli concessori la cui scadenza ancora oggi è prevista al 2033. Quindi c'è stato un vuoto normativo che sicuramente non ha facilitato la questione. Non lo dico per giustificare nessuno, dico soltanto le cose. Finalmente, col decreto legge concorrenza, le concessioni per acquacultura e vitivinicoltura sono state stralciate dalla Bolkestein e proprio diciamo, in questi ultimi mesi siamo riusciti, dico siamo perché ho contribuito alla redazione della delibera, a recuperare le procedure amministrative con il codice, non vi voglio tediare, con il codice della navigazione, che prevedono il rilascio della concessione su istanza dell'interessato, con procedure di evidenza pubblica già previste. Questo semplifica molto le cose, non ve lo sto a raccontare nei miei dettagli perché vi annoiereste. Quindi, pian piano, la macchina del rilascio delle concessioni sta ripartendo con notevoli difficoltà, anche perché prima di mettere a bando uno specchio acqueo bisogna avere la certezza che non vi siano impianti che lo occupano. E qui veniamo al tema diciamo dell'esercizio abusivo dell'attività. Bisogna capirsi che significa abusivi, perché chi sono gli abusivi? Sono quelli che stanno a mare in aree consentite senza concessione, hanno già fatto la domanda di concessione e non l'hanno ottenuta? Quindi, diciamo, è complicata la questione, bisogna forse andare caso per caso, ma io lo dico, sono un ottimista per natura, ce la faremo. Diciamo che possiamo in qualche modo, torna un attimo indietro, scusa. Ecco, abbiamo nel piano della redazione del piano delle coste abbiamo dato delle osservazioni, diciamo, in maniera tale da migliorare la situazione del settore. Sicuramente la razionalizzazione delle concessioni demaniali marittime in mar piccolo, necessità di integrare il disciplinare d'uso redatto dall'ufficio del comandante della commissaria Corbelli e soprattutto nasce il tema del contingentamento delle concessioni, cioè mica si possono dare concessioni infinite in Mar Piccolo, perché alla domanda ma quanti metri può produrre il Mar Piccolo? È una risposta difficile, perché in questa domanda sta tutto il tema della sostenibilità dell'attività. Cioè tenete conto che i metri, come ben sapete, sono organismi filtratori, per cui se io più ne metto e più sottraggo nutrimento agli altri organismi, agli altri miti di accrescimento, tanto per cominciare. Quindi è come se si dividesse la stessa torta in fette più piccole. Quindi sicuramente gli operatori sono d'accordo, dopo una fase di rilascio delle concessioni e di regolarizzazione, per chi si vorrà regolarizzare, poi non ci saranno sconti per nessuno, ci sarà lotta per abusivi e contingentamento delle concessioni almeno per 2 anni. Perché questo ci permetterà di ragionare su quella che è, e si chiama capacità portante del sistema, cioè effettivamente quanti impianti possono stare in Mar Piccolo facendo crescere del prodotto di qualità,
E qui veniamo, diciamo, ai temi che sono stati sottolineati in precedenza. È ovvio che si parla di una valorizzazione della costa del Mar Piccolo, migliorare l'accessibilità e la viabilità, potenziare le idrovie, riqualificare gli spazi interessati dal 65esimo deposito, potenziare la naturalità della palude Navena, riscoprire. Quando ho scritto questo ancora non c'era il parco. Voglio dire due parole sul parco. Il parco del Mar Piccolo è una grande risorsa e sta a noi trasformarla in una opportunità di sviluppo. Io sono contento del fatto che quando c'è stata l'interlocuzione dei numerosi stakeholders per la redazione della regione, siamo stati tutti concordi del fatto che la mitilicoltura, diciamo, fa parte, diciamo, di un tema identitario del Mar Piccolo e quindi, diciamo, non verrà mai additata come un'intrusione. È ovvio che il parco non può diventare un ostacolo a queste attività, per cui, come devo dire, io penso che l'occasione sarà nel momento in cui finite le attività in relazione all'assetto amministrativo del parco del Mar Piccolo, si passerà al piano di gestione. Il piano di gestione può essere lo strumento adatto e necessario in cui poter potenziare tutta una serie di attività che vanno dall'ittioturismo alla mitilicoltura. E lasciatemelo dire, anch'io ho visto con molta perplessità quell'iniziativa sul fotovoltaico. Mi sembra un'iniziativa invasiva, non trovo altro termine. Però non sarei così rinunciatario, perché forse c'è lo spazio per un fotovoltaico dei mitilicoltori, cioè integrato negli impianti, che possa essere a servizio di barche elettriche, finalmente eliminando il carburante di cui parlava la collega, e che possa essere, appunto, come devo dire, di servizio con un impatto ambientale minimo, senza sostituire le produzioni. È un'idea a cui forse ci potremmo mettere a lavorare. Da questo punto di vista, diciamo, è chiaro che è necessario, per fare tutto questo, per fare tutte queste attività, è necessario un confronto continuo, quindi un tavolo tecnico. Fino a oggi, diciamo, è stato già istituito, ci sono già degli incontri periodici. E bisogna ovviamente passare a un sistema informativo territoriale su base GIS per gestire questa complessità in relazione alle attività e alle concessioni demaniali, che non può essere fatto con il sistema informativo demaniale nazionale, il SID, che non è all'altezza di fare questo. Tenete conto che Taranto è la realtà nazionale con il numero di concessioni demaniali più elevato. Quindi non è possibile gestire un sistema così complesso con degli armadi pieni di fascicoli cartacei. Quindi bisogna passare a un sistema evoluto, e poi il tema dei temi rimane quello delle bonifiche, a cui dare un impulso per recuperare in maniera adeguata l'immagine del prodotto garantito. Grazie.